piano che sta portando aiuti umanitari in questi paesi dell'Ucraina, dove c'è gente che è rimasta intrappolata, che non riesce a scappare, anche perché, come vedete, la fila per attraversare il confine di Medica è affollatissima, ci vogliono ore e ore e ore, quindi tanta gente non riesce, non è riuscita ancora a scappare. Quindi noi stiamo portando con questo gruppo di cittadini polacchi degli aiuti a queste persone, quindi siamo con una carovana di 5 furgoni, 5 furgoncini, e stiamo portando appunto un po' sia di viveri, sia di coperte, letti gonfiabili per le persone che hanno perso tutto. E la situazione è veramente drammatica, ma veramente, veramente drammatica. Tantissime persone continuano a scappare. Dicevo, la situazione è veramente drammatica. La Polonia sta facendo un grandissimo lavoro di accoglienza, c'è cioè una mobilitazione straordinaria. Quindi diciamo che c'è veramente una mobilitazione internazionale, possiamo dire. L'altra cosa incredibile è che se da un lato ci sono tutte queste persone che cercano di scappare, c'è anche tanta gente che ritorna, che rientra in Ucraina. Alcuni rientrano per combattere, altri perché portano appunto aiuti e vogliono rimanere a fianco di figli, mariti che sono rimasti per combattere, non li vogliono lasciare soli in Ucraina. Quindi diciamo che questo è il motivo per cui tanta gente ritorna. Alla stazione di Varsavia, per esempio, ho incrociato una serie di donne, anche abbastanza anziane, insomma, sui 80 anni, quindi nonne, che rientravano con valigie piene di sneakers, calzini, guanti, attrezzature che sono state richieste da nipoti e pronipoti che combattono in questo momento nell'esercito ucraino. Quindi, e mi dicevano che loro vogliono tornare perché preferiscono comunque morire in patria piuttosto che così da esuli, chissà quando potranno tornare a casa.